Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di 6 in salute. Questa sera parleremo di patologie molto importanti perché ahimè molto frequenti poi il nostro ospite ci spiegherà esattamente di che cosa si tratta, perché parleremo questa sera delle patologie osteoarticolari a carico dell'anca e del ginocchio. Io do subito il benvenuto al nostro ospite di questa sera, al dottor Gianmarco Regazzola, chirurgo ortopedico e specialista in ortopedia e traumatologia. Benvenuto dottor Regazzola. La ringrazio, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, eh, dottore Gazzoni, iniziamo subito dall'ABC della nostra puntata e soprattutto iniziamo magari ecco, dall'articolazione più importante che è l'anca. Certo. Quali sono le patologie di carattere osteoarticolare che possono colpire questa articolazione? La patologia principale che io vedo nella mia attività clinica è sicuramente l'artrosi dell'anca, quindi l'usura dell'articolazione. Dell e eh, questa si manifesta generalmente con un dolore che i pazienti mi riferiscono a livello dell'inguine e che si sposta poi verso il, la parte posteriore della coscia o del gluteo e possono, il dolore può irradiarsi fino a... Al, al ginocchio. I pazienti mi riferiscono generalmente difficoltà nell'eseguire le eh, semplici attività della vita quotidiana come eh, vestirsi, infilarsi le scarpe, eh, le calze, hanno difficoltà a camminare per lunghe distanze e fare eh, le scale, soprattutto salire e scendere eh, le scale. Ecco, eh, una volta che si presenta il paziente ovviamente c'è tutta una procedura di diagnostica. Eh, Com'è che avviene? La parte iniziale più importante sicuramente è l'esame obiettivo, quindi la visita vera e propria. Il paziente viene valutato sul, sul lettino, si fanno determinate manovre per capire dove è localizzato il dolore e queste manovre sono molto importanti perché permettono di escludere altri tipi di patologie che possono essere ad esempio una patologia al ginocchio o una patologia della schiena. E quindi si eh, procede con la valutazione delle immagini. Generalmente eh, per quanto riguarda la patologia artrosica, eh, è fondamentale valutare le radiografie, quindi le RX, e più raramente, soltanto in casi selezionati, è necessario fare degli approfondimenti con eh, l'attacca piuttosto che la risonanza magnetica. Ecco, in questi casi poi invece per quanto riguarda il trattamento terapeutico, come si può procedere? Sì, il mio consiglio è di iniziare sempre con un trattamento conservativo, quindi si parte con un programma di tipo fisioterapico per il recupero funzionale, si possono utilizzare farmaci antidolorifici e antinfiammatori per ridurre il dolore, eventualmente si possono utilizzare terapie di tipo infiltrativo, quindi sono delle punture sotto guida ecografica o guida radiografica a base di o cortisonici o acido ialuronico in alcuni casi si può utilizzare anche quella che viene chiamata medicina rigenerativa quindi l'utilizzo del plasma ricco di piastrine o prp oppure le cellule staminali ecco eh, c'è sempre un confine poi mi corregga se sto eh, sbagliando tra ciò che può essere di carattere osteoarticolare quindi nel suo caso voglio dire ortopedico e neurologico ecco Qual è questo confine? Il confine è dettato dalla, um, dalla valutazione, principalmente dalla valutazione clinica. L'esame obiettivo mi permette di capire se il problema è un problema neurologico, ad esempio una uh, o una lombocetalgia, quindi un problema della schiena, che spesso può dare una sintomatologia simile esatto. a quella dell'artrosi dell'anca. E invece posso capire se il problema viene dall'articolazione uh, dall dell'anca stessa ed è legato invece ad una condizione di usura delle cartilagini e di artrosi. Ecco, ma allora a quel punto invia il paziente a suo collega neurologo? Se eh, sospetto una problematica a livello della, della schiena, certamente è indicato fare degli esami di approfondimento, sempre una, una radiografia o una risonanza magnetica o TAC per escludere che non ci siano ad esempio delle ernie e poi dopo il collega eh, neurochirurgo, il neurologo o il fisiatra si prenderà eh, cura del paziente per, per queste problematiche. Ah, ok. Ecco... Abbiamo parlato di questa eh, problematica dell'artrosi a carattere dell'anca, ma quali sono poi le cause? Le cause sono generalmente idiopatiche, nel senso che noi non sappiamo per quale motivo si sviluppa l'artrosi dell'anca. Generalmente è una componente familiare e eh, importante. No? Le... Il nostro genoma che spesso eh, ci porta ad avere determinate patologie piuttosto che altre, e anche l'artrosi ha una patologia che ha una, delle caratteristiche di tipo familiare. Tuttavia, ci sono dei fattori di rischio, come ad esempio l'attività manuale pesante, i traumi. Ehm, alcune patologie eh, del sangue che possono causare una sofferenza vascolare all'interno della testa del femore e poi causare poi dopo un'evoluzione eh, un artrosica dell'articolazione dell'anca. Ecco, insomma, scendiamo giù e passiamo invece adesso al ginocchio, ovviamente. Certo. Ecco, a carico del ginocchio quali sono le principali patologie? Eh, le principali patologie le distinguerei in due gruppi sostanzialmente, in base all'età. Nella, nei pazienti più giovani le patologie che io vedo più frequentemente sono patologie legate ai traumi sportivi, certo. tipicamente la lesione del legamento crociato anteriore e le lesioni del, eh, del menisco. Ehm, L'attività sportiva di contatto, essa sia il calcio, il basket piuttosto che lo sci, espone i, eh, gli atleti a questo tipo di, eh, di traumi. E, ehm, in seguito al trauma il paziente mi riferisce dolore, e eh, gonfiore dell'articolazione dell del ginocchio con difficoltà a eseguire l'attività eh, sportiva e spesso anche sensazioni di cedimento. Le lesioni meniscali si comportano con degli scatti, con dei clic, con un dolore ben localizzato in una parte del ginocchio e ogni tanto si osservano anche dei blocchi articolari proprio perché la lesione del menisco causa una, eh, un blocco dell'articolazione. Ecco, e in questi casi come si procede per una diagnosi più efficace possibile? Il, il consiglio è quello di fare una valutazione ortopedica tempestiva e già con l'esame obiettivo si riesce a capire il coinvolgimento, il grado di coinvolgimento dell'articolazione, se è soltanto una problematica meniscale o se sono lesionati anche i legamenti. E quindi si procede subito con l'esecuzione delle radiografie che ci permettono di avere molte informazioni riguardo all'articolazione, completare la valutazione con la risonanza magnetica per andare a verificare l'integrità o la lesione dei menischi e dei legamenti. Ecco, questi sono giustamente quelli di origine traumatica. Esatto. Giustamente. Diceva giustamente che ci sono invece delle altre patologie a livello del ginocchio. Per esempio anche il ginocchio viene colpito dall'artrosi. Esatto. Il, uh, noi abbiamo visto recentemente quelli che sono stati, ad esempio, uh, trattamenti e terapie eseguite in passato. Spesso mi capita di vedere pazienti che da giovani sono stati operati al menisco o hanno avuto dei traumi al ginocchio e che nel tempo, si parla, con un, range di, con un arco di età tra i 50 e i 60 anni, incominciano a sviluppare un'usura delle cartilagini. E questa è l'artrosi del ginocchio che può essere localizzata in un solo punto del ginocchio oppure interessare l'intera articolazione. La sintomatologia è caratterizzata da dolore e eh, il gonfiore, generalmente si forma del liquido all'interno del ginocchio a causa dell'infiammazione, e i pazienti vedono che eh, fanno sempre più fatica ad eseguire le normali attività di vita quotidiana: camminare, salire e scendere le scale, il ginocchio diventa rigido e diventa sempre più dolente. Nei casi estremi, l'artrosi comporta un dolore tale che i pazienti devono utilizzare, ad esempio, le stampelle per poter camminare e deambulare. Ecco, ma eh, in questo caso come si può trattare il ginocchio? Il trattamento dell'artrosi sostanzialmente è caratterizzato da eh, terapie conservative, all'inizio sempre con gli antinfiammatori e la fisiokinesi terapia, eventualmente con le terapie infiltrative sempre con acido ialuronico cortisonici, oppure la terapia rigenerativa che riscuote un buon successo nelle fasi iniziali dell'artrosi e nel momento in cui l'artrosi è molto avanzata e um, l'osso um, è esposto, quindi la cartilagine è completamente scomparsa, è indicato fare un intervento di protesi di ginocchio. Ecco, eh, siamo anche un po' curiosi di sapere, ma eh, nel caso di operazione... Eh, ormai voglio dire le operazioni a come si diceva a cielo aperto insomma a ferita aperta sono un po' anche un ricordo esatto. tutto in artroscopia giusto? Per quanto riguarda le lesioni legamentose e le lesioni dei menischi questo viene fatto oggi in, in artroscopia quindi uno strumento molto piccolo con delle piccole incisioni a livello del ginocchio si va a valutare con una telecamera L'intera articolazione e con dei piccoli strumenti si va a ehm, trattare quelle che sono le lesioni. Faccio un esempio: nelle lesioni meniscali, io consiglio sempre ai miei pazienti di sottoporsi a una sutura, una riparazione del menisco, proprio perché si, vede, si è visto nel, nel corso della storia degli ultimi 30 anni della medicina ortopedica come la preservazione dell'articolazione riduca il rischio di sviluppare l'artrosi. Allo stesso tempo, se bisogna fare una ricostruzione del legamento corciato anteriore, anche anche questa viene eseguita con tecnica artroscopica, mentre invece per la parte protesica ecco che è necessario comunque eh, utilizzare una chirurgia a cielo aperto, quindi una chirurgia open, che comunque eh, con le tecniche moderne permette di essere eh, poco invasivi e eh, molto più rispettosi dei tessuti che favorire un rapido recupero per il paziente. E nel caso dell'Anca, invece? Nel caso dell'Anca, anche in, per il trattamento. Delle patologie dell'anca esistono sia delle tecniche di tipo artroscopico per alcune patologie, diciamo dei trattamenti di nicchia. Mentre invece, maggiormente per la chirurgia protesica, si possono utilizzare delle tecniche mini invasive, quindi delle tecniche che vanno a rispettare i tessuti, che vanno a fare una dissezione dei muscoli e non tagliare e disinserire quelli che sono i muscoli. Si va a sostituire la superficie articolare con degli impianti di ultima generazione che si integrano molto bene con l'osso e eh, hanno la caratteristica di consumarsi molto poco, quindi è un trattamento che generalmente viene fatto una volta soltanto e il tasso di revisione è molto molto basso. I pazienti generalmente recuperano in maniera molto rapida, già dopo poche ore dall'intervento possono essere messi in piedi e possono camminare e iniziano il loro protocollo riabilitativo tornano a fare le loro cose della vita quotidiana nell'arco di qualche settimana, a un mese tornano a guidare e possono tornare a fare sport nell'arco di tre mesi dall'intervento. Benissimo, io adesso do la linea alla regia per il primo blocco di pubblicità, ma tornate qui in studio con noi di Sen Salute, perché col dottor Regazzola continueremo a parlare delle patologie dell'anca e del ginocchio. Bentornati qui in studio con Sain Salute, questa sera stiamo parlando delle patologie osteoarticolari a carico dell'anca e del ginocchio. Ecco dottor Regazzola, parlando eh, dell'apparato dell osteoarticolare dell'anca non possiamo non riferirci a quello che ahimè purtroppo è un problema che eh, rincorre spesso e volentieri purtroppo a carico dei nostri eh, anziani è la frattura de del femore. In questo caso eh, come possiamo approcciarsi? Allora, il eh, consiglio sostanzialmente nel momento in cui il paziente ha una caduta e, ehm, e non riesce sostanzialmente più a muoversi perché in seguito alla caduta generalmente nel paziente anziano, nel grande anziano, è facile che ci sia una, una frattura del, del femore. Quindi il paziente viene trasportato tramite ambulanza in, in pronto soccorso dove vengono fatte le prime valutazioni e in caso di diagnosi di frattura del, del femore è consigliato il trattamento, il trattamento chirurgico. È molto raro eh, trattare in modo conservativo, quindi senza intervento, il, le, fratture, le fratture del femore. Le fratture delle femore possono essere trattate o con una sostituzione protesica, sia una mh, protesi parziale o una protesi totale di ANCA. Oppure possono essere fatte dei trattamenti di osteosintesi, quindi l'osso sostanzialmente viene diciamo, aggiustato, riparato con, delle, eh, con degli impianti metallici, con delle placche, delle viti o dei chiodi per poter fare in modo che il paziente venga rimesso in piedi il più rapidamente possibile. Ecco, vorrei che eh, tranquillizzassimo i nostri un po' telespettatori certo. di una certa età che dicono: Ah. Eh, cado, mi fratturo il femore e basta, per me è finita. Invece no, cioè, il recupero c'è sempre. Esatto, nel senso che una volta probabilmente era, era così. Oggi, con le nuove moderne tecniche che eh, abbiamo a disposizione, il, eh, nonostante il trauma, che, si, che è un trauma molto importante per il, eh, per il paziente, soprattutto il paziente anziano che ha anche magari delle comorbidità, delle altre patologie eh, non è più brillante come quando era giovane, sicuramente eh, il, un intervento tempestivo riduce quello che è il rischio di eh, complicanze, eh, riduce naturalmente anche quello che è il rischio di mortalità, che è la cosa che eh, noi vogliamo eh, assolutamente evitare e il trattamento tempestivo permette al paziente di ritornare progressivamente a camminare e eh, tornare piano piano alla sua, vita, alla sua vita normale. Ecco, in questo caso spesso e volentieri, so che ovviamente non è il suo campo d'azione, spaventa anche molto il doversi sottoporre a un'operazione importante, giustamente, certo. e anche l'anestesia. Ecco, in questo caso riusciamo anche a, dare, insomma, a tranquillizzare i nostri telespettatori. Certamente. Nella maggior parte dei casi il, è molto raro dover utilizzare l'anestesia la, generale. Eh, sia il, noi chirurghi ortopedici che i nostri anestesisti preferiscono l'utilizzo dell'anestesia uh, spinale, quindi la classica punturina nella schiena dove si, soltanto, si addormenta soltanto l'arto che deve essere operato e questo permette, uno, un miglior controllo del dolore postoperatorio. E seconda cosa, di controllare meglio anche l'andamento della, eh, della pressione, riduce il sanguinamento che in una persona anziana è estremamente importante, quella che viene chiamata anemizzazione intraoperatoria e postoperatoria, in questo modo viene gestita, viene gestita meglio. Ah, ok, perfetto, ecco, beh, insomma... Abbiamo anche tranquillizzato, insomma, le persone che stanno a casa. Ecco, passiamo invece a eh, operazioni eh, che vengono effettuate ovviamente di routine, che sono eh, tipiche, insomma, delle due articolazioni. Ecco, iniziamo dalla, eh, dalla protesi totale dell'anca, esattamente di che cosa si tratta? L'intervento di protesi totale dell'anca consiste in un intervento di sostituzione della parte consumata dell'articolazione dell'anca andando a posizionare una coppa. Metallica, che ha una superficie che si integra molto bene con l'osso a livello dell'acetabolo e a livello del femore si inserisce uno stelo che si articola con la coppa, quindi con l'acetabolo, tramite, una, eh, tramite una, una testina, quindi sostanzialmente è come se fosse una sorta di biglia. Che eh, sia questi, quindi questa articolazione che sostituisce l'articolazione malata. Il paziente in questo modo viene messo in piedi eh, molto rapidamente, soprattutto grazie alle tecniche di tipo mini-invasivo, quindi con l'accesso anteriore che va a preservare tutta la parte muscolare, riduce quindi il dolore postoperatorio, diminuiscono quelle che è la perdita ematica e il sanguinamento e il paziente quindi è in grado di recuperare molto più rapidamente il, eh, la deambulazione e le sue normali attività nell'arco di qualche settimana dall'intervento. Ecco, ma in quali casi viene applicata questo tipo di operazione? L'operazione viene eseguita selezionando il paziente nel senso che la tecnica mini-invasiva è una tecnica che può essere utilizzata per molti pazienti ma magari non può essere utilizzata per altri. L'obiettivo è quello di personalizzare l'intervento chirurgico, quindi io scelgo in base al paziente che ho di fronte, alle caratteristiche anatomiche e alle caratteristiche eh, fisiche del paziente stesso e alle richieste funzionali del paziente se eseguire l'accesso anteriore o una tradizionale via posterolaterale. Perfetto, e invece scendiamo ancora verso il ginocchio, eh, parliamo invece della ricostruzione del ginocchio. La ricostruzione del ginocchio è, eh, viene eseguita nel momento in cui noi abbiamo un'usura delle superfici articolari del ginocchio che possono essere parziali, quindi interessare solo un compartimento, e quindi parleremo di protesi bono compartimentale o protesi parziale, oppure se l'artrosi interessa tutta l'articolazione, allora si procede ad una protesi totale. Io utilizzo la tecnica robotizzata ormai da 5 anni, è una tecnica che ho imparato durante le mie fellowship in Australia, ed è una tecnica che ho riportato qui in Italia e che utilizzo costantemente per i miei pazienti. L'obiettivo è quello di personalizzare anche in questo caso l'intervento chirurgico. Ogni paziente è diverso dall'altro e certo. di conseguenza la protesi deve essere posizionata seguendo quelle che sono le caratteristiche anatomiche e biomeccaniche, che vuol dire la tensione dei legamenti e di tutto quanto l'involucro capsulare, utilizzando questa tecnica robotizzata. Il robot aiuta il chirurgo a fare una pianificazione tridimensionale del ginocchio e posizionare in modo ottimale le protesi. La letteratura ci dice che questo tipo di tecnica permette una maggiore sopravvivenza dell'impianto, quindi gli impianti durano più a lungo, diminuisce il rischio di revisione e inoltre i pazienti eh, percepiscono il ginocchio più naturale e di conseguenza hanno un grado di soddisfazione maggiore nel post-operatorio e riescono a tornare più rapidamente a fare le loro normali attività di vita quotidiana e hanno sicuramente molto meno dolore nel post-operatorio e sostanzialmente sono, più, sono più soddisfatti, sono più contenti dell'intervento. Ecco, noi abbiamo sempre eh, sotto gli occhi, ovviamente per un motivo di anche di, eh, insomma, di, di notorietà, eh, insomma, calciatori, le, I calciatori, gli atleti professionisti che hanno dei tempi di recupero velocissimi. Però, devo dire, anche poi nella realtà, delle persone normali comunque. Eh, i tempi, si sono, I tempi di recupero si sono ovviamente molto ridotti. Certamente, sia per le patologie post-traumatiche che abbiamo visto prima, come le lesioni le dei legamenti piuttosto che le lesioni meniscali, sia per quanto riguarda la chirurgia, la chirurgia protesica. Sempre di più si eh, cerca di spingere il paziente a recuperare il più rapidamente possibile l'articolarità, la, ehm, quindi la funzione del ginocchio, essere in grado di estendere e piegare completamente il ginocchio. Indipendente nell'attività di vita quotidiana, la maggior parte dei pazienti operati in realtà va a casa, non va più in riabilitazione, soltanto in alcuni casi selezionati. E I pazienti vengono istruiti in modo tale che possano fare gli esercizi anche da soli e ne abbiamo visto che questo eh, accelera quelli che sono i tempi di recupero e i pazienti molto rapidamente riescono a tornare a fare le loro, le loro attività di vita quotidiana. Ecco, volevo fare una domanda eh, sia per quanto riguarda l'operazione di, di ricostruzione dell'anca che abbiamo visto, e quella del ginocchio. Esistono delle controindicazioni? Generalmente eh, le controindicazioni sono legate allo stato generale del paziente. Quindi, se un paziente ha eh, copa copatologie, quindi problematiche cardiorespiratorie piuttosto che altri tipi di patologie che aumentano quello che è il rischio chirurgico allora naturalmente si cerca magari di, di eh, spingere il paziente a fare prima tutta una serie di valutazioni e un trattamento conservativo più prolungato se eh, naturalmente il paziente è a rischio del, eh, di avere delle complicanze serie durante l'intervento. Sostanzialmente si va a valutare il rischio anestesiologico certo. e di conseguenza se il rischio anestesiologico è molto alto in un uh, intervento che è un intervento di elezione, non è un intervento che viene fatto in urgenza, naturalmente si preferisce evitare di mettere il paziente a, a, a rischio. E. Um... Sostanzialmente io vedo che eh, l'età non è una controindicazione, quindi i pazienti anche in là con, eh, con l'età possono, se stanno bene dal punto di vista generale, possono affrontare l'intervento di protesi sia di anca che di ginocchio proprio perché abbiamo ormai dei protocolli tali che riducono moltissimo quelli che sono i rischi e le complicanze perioperatorie di osped Ospedalizzazione, quanti tempi, quanti giorni ci sono in genere? Generalmente nella, ehm, nelle protesi di Anca e nelle protesi monocompartimentali io vedo che i pazienti nell'arco di un paio di giorni, due o tre giorni, o vengono dimessi a domicilio, quindi o vanno a casa, oppure vanno in riabilitazione. Nelle protesi totali di ginocchio generalmente sono il ricovero di circa 3-5 giorni e i pazienti anche in questo caso possono tornare a casa e continuare la loro fisioterapia oppure andare in riabilitazione. Ah, quindi insomma... Eh, sono insomma sono lontani i tempi di quando esatto. dovevi stare in ospedale due settimane, eh, cosa ti spaventava anche per, insomma, per i problemi poi di lavoro, di gestione eccetera eccetera. Benissimo, io do a questo punto la linea alla regia per il secondo blocco di pubblicità, ma tornate qui in studio con sé in salute perché col dottor Ragazzola continueremo a parlare di, eh, di operazioni, soprattutto guarderemo quelle che sono le nuove tecnologie, la ricerca insomma a che punto è arrivata. Bentornati qui con Sain Salute, questa sera stiamo parlando dei problemi eh, osteoarticolari a livello dell'anca e del ginocchio. Ecco, eh, prima di vedere le nuove tecniche, le nuove tecnologie eh, volevo fare una domanda, perché insomma nel gergo eh, comune spesso e volentieri si dice: Ah, eh, mi hanno tolto il, me il menisco del ginocchio. Ma eh, succede ancora questo? Perché insomma tanti anni fa. Eh, si usava anche in grossi traumi prendere e togliere direttamente il menisco. Esatto, è una cosa che accadeva eh, molti anni fa, negli anni 70, negli anni 80, e eh, generalmente in, in caso di lesione meniscale il menisco veniva interamente rimosso, generalmente con una tecnica open. Solo la fine degli anni 80 e inizio degli anni 90 ha preso piede la tecnica artroscopica e i trattamenti si sono via via resi meno invasivi e meno aggressivi sul, sul menisco e oggi andiamo a trattare eh, il menisco con estrema cautela, l'obiettivo è sempre quello di ripararlo in tutti i casi in cui è possibile farlo, quindi con delle strutture meniscali o eh, delle, eh, delle tecniche per ridare stabilità al, al menisco e eh, soltanto nei, nei casi necessari andiamo a togliere via il pezzettino di menisco che si è, eh, che si è rotto. Ah, perfetto, insomma, è un po' come viene con i denti una volta agli inizi del secolo. Dente cariato si toglieva del tutto, invece adesso giustamente c'è quella che è la chirurgia conservativa che esatto. insomma, cerca sempre di preservare quelli che sono i nostri organi. Passiamo invece alle nuove tecniche, insomma, la ricerca ha fatto passi da giganti negli ultimi, negli ultimi anni. Certamente, nella pratica chirurgica ortopedica, che eh, ad esempio nella protesica dell'anca e del ginocchio. Uh, vediamo sempre di più l'utilizzo delle nuove tecnologie, quindi uh, si possono utilizzare per, uh, sia per gli impianti dell'anca che per gli impianti del ginocchio delle tecniche estremamente uh, sofisticate che permettono di andare a uh, operare il paziente e posizionare le componenti in modo ottimale. Ehm, tipicamente la tecnica con la navigazione computerizzata o con la tecnica robotizzata per quanto riguarda la chirurgia dell'anca e ugualmente anche per il ginocchio con eh, le tecniche robotizzate per le protesi parziali o per le protesi totali. Ecco, noi anni, due o tre anni fa avevamo avuto una puntata eh, con mi ricordo il professor Teragnoli in cui si parlava di questa macchina veramente eh, molto affascinante che è Navio. Eh, viene utilizzato penso eh, nella routine normale in questi ormai al giorno d'oggi il, il, il sistema robotizzato navio è un sistema con il quale ho avuto a che fare durante le mie eh, esperienze la mia fellowship in, in Australia eh, quasi 6-7 anni fa ed è una, una tipologia una tecnica che ho eh, appreso eh, in Australia e poi ho incominciato a utilizzare qui in Qui in Italia ed ormai cinque anni che utilizzo questo sistema robotizzato con degli ottimi risultati. La tecnica robotizzata sta prendendo sempre più piede in quei centri di riferimento per la chirurgia, la chirurgia protesica. È un sistema che permette al chirurgo di eh, ricreare il, eh, il ginocchio facendo una vera e propria ricostruzione tridimensionale e il chirurgo decide il posizionamento delle componenti in eh, modo estremamente accurato, basti pensare che il margine di errore è inferiore al millimetro e il sistema robotizzato eh, aiuta quindi il chirurgo a rispettare l'anatomia la, uh, e la, uh, le caratteristiche e la tensione dei legamenti del, del paziente e si riesce proprio a personalizzare il trattamento chirurgico per uh, ciascun singolo paziente. Ecco, cioè, quindi molto il gioco lo fa sull'immagine eh, tridimensionale esatto. eh, del, so, del, del letto operatorio. Insomma. Esatto. Ecco, un'altra domanda che volevo fare riguardo alle nuove tecnologie. Si sente sempre parlare di stampa 3D delle nuove protesi, ma eh, anche quella sta prendendo, penso, piano piano piede? Esatto, questa è un'altra eh, tipologia, eh, un'altra tecnologia che eh, sta crescendo ultimamente. Le stampe 3D permettono di andare a eh, creare sostanzialmente un impianto eh, su misura per quel paziente. Lo vedo utilizzato nell'attività eh, nell soprattutto chirurgica protesica di revisione dove ho bisogno di impianti dedicati per determinati, eh, per determinati casi e eh, in alcuni casi è possibile anche utilizzare come primo impianto eh, del, eh, delle protesi che vengono sostanzialmente eh, progettate in base alle caratteristiche del, eh, del paziente per motivi naturalmente di costi eh, e eh, proprio perché è una tecnica molto, eh, molto recente, è difficile al momento pensare di poterlo utilizzare per tutti i pazienti, ma molto probabilmente in futuro eh, sarà possibile eh, produrre le, eh, le protesi e magari eh, produrle direttamente in, eh, in ospedale. In ad esatto. Ecco, eh... Abbiamo visto insomma le patologie principali e le tecniche eh, terapeutiche. Eh, è possibile però fare della prevenzione? Certamente è possibile fare della prevenzione. Basti pensare che i rischi principali per sviluppare l'artrosi degli arti inferiori sono il sovrappeso, l'attività manuale pesante, gli interventi chirurgici e ehm, sostanzialmente i eh, traumi e i microtraumi ripetuti. La, è normale nell'arco della nostra vita noi siamo esposti sostanzialmente a sport d'impatto, a lavori pesanti, quindi questo sostanzialmente è difficile da, da controllare. Tuttavia io eh, focalizzerei di più l'attenzione su quello che è il controllo del peso, l'obesità è un problema molto eh, importante della, eh, nella cultura occidentale, basta pensare, basti pensare agli Stati Uniti piuttosto che ad altri paesi eh, che hanno dei tassi di obesità estremamente elevati e eh, naturalmente quindi un'alimentazione eh, controllata, un'alimentazione corretta e soprattutto l'attività sportiva ognuno deve fare lo sport che gli piace di più, eh, nel momento in cui dovessero incominciare ad esserci i primi acciacchi sicuramente è meglio spostarsi verso negli sport a basso impatto come la bicicletta piuttosto che il nuoto e eh, le camminate ridurre magari quella che è eh, la corsa o l'attività eh, a rischio traumatico. Ecco, eh, eh, prendo al balzo quello che ho appena detto riguardo agli sport, adesso... Per fortuna insomma, andiamo avanti alla bella stagione, siamo alle porte dell'estate e ovviamente insomma, inizia un po' eh, l'attività all'aria aperta. Ecco, può darci qualche consiglio pratico su come insomma, prevenire eh, qualche, dire, eh, qualche problema che magari può trasformare la vacanza da una vacanza in un incubo? Certo. Beh, sicuramente consiglio ai, ai nostri telespettatori e ai pazienti di continuare a eseguire le attività che, eh, sportive che li appassionano maggiormente, che li rendono felici sicuramente di fare attenzione alle uh, situazioni che possono metterli in uh, condizioni di andare incontro a un trauma, mm, mi viene in mente le persone che vanno a fare le camminate nei boschi o le passeggiate in montagna, attenzione ai uh, terreni accidentati, sicuramente uh, eseguire attività uh, sportiva all'aperto fa bene e, uh, se uno non vuole sovraccaricare troppo le proprie articolazioni, il nuoto è sicuramente lo sport per eccellenza. È utile fare anche della, eh, della bicicletta nel caso in cui ci fossero delle piccole avvisaglie, dolori, eh, fastidi e problemi, di non aspettare e magari fare una valutazione eh, ortopedica di controllo. Ecco, eh, l'ultimissima domanda, siamo in chiusura di trasmissione, spesso si passa in questi casi, dal, io dico sempre, dal divano all'attività fisica e può essere un problema soprattutto poi per i legamenti, insomma, che non certo. hanno più l'elasticità di un tempo quando eravamo, ahimè, giovani, più giovani. Il consiglio è quello di naturalmente farsi seguire da un professionista che si occupa di. Eh, non tanto di riabilitazione quanto il, ad esempio il personal trainer, quindi fare un, uh, un programma progressivo di rientro all'attività all sportiva e uh, so, prima di intraprendere delle, um, delle attività come possono essere la corsa piuttosto che altre attività dove il paziente può magari farsi, farsi male, procurarsi delle lesioni muscolari ad esempio o legamentose. Il famoso stretching. Insomma. Esatto, lo stretching fa parte di una di quelle pratiche per ridurre il rischio di, eh, di, eh, di traumi, ad esempio. Ecco, ma eh, ultimissima cosa, eh, in questi casi ginocchio e anca, eh, che poi sono le patologie che abbiamo visto questa sera, eh, fare i pesi, eh, cioè voglio dire, eh, classica attività a palestra, con l'uso di pesi, magari qualcuno esagera anche e, e carica forse più di quello che sarebbe dovuto, può essere un problema? Il, in caso di condizioni predisponenti, il utilizzare dei grossi carichi di, di lavoro per eh, sostanzialmente fare massa muscolare o ehm, esercizi eh, che portano al limite il nostro corpo, naturalmente nel lungo periodo possono essere eh, considerati dei fattori che possono mettere a rischio il soggetto per sviluppare eh, comunque una situazione di usura. Delle, delle articolazioni o procurarsi dei, eh, dei traumi. In, sicuramente ci sono degli sport che favoriscono questo, eh, questo tipo di, eh, di, di, condizioni, di condizioni patologiche, È vero anche dall'altra parte che... Eh, io, è difficile dire ai pazienti di eh, certo. smettere di fare determinati sport, però sicuramente il sovraccarico eh, funzionale è una cosa che non, eh, non consiglierei. Mi eh, sono sempre fare le cose ma con molta cautela e in modo sempre molto graduale, giustamente come dicevamo prima, meglio se sotto gli occhi comunque di una persona esperta che ci può dare i consigli giusti. Benissimo, siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, io ringrazio il dottor Gianmarco Regazzoli di essere stato con noi, eh, ripeto, chirurgo ortopedico specialista in ortopedia e traumatologia, grazie ancora anche, soprattutto per averci dato un po' di consigli per la prossima estate. Io come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata. La settimana prossima. Eh, vi ricordo sempre di andare a visitare i nostri siti web, il sito web del nostro, della nostra trasmissione www.informatv.it e il nostro sito di informazione medico-scientifica www.tecnomedicina.it. Ringrazio l'emittente, ringrazio soprattutto Andrea in regia, ringrazio RBM Group e come sempre finale di trasmissione non vi resta che augurare a tutti buona salute.